Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi. È vero, la Lucchese ha confermato giocatori di assoluta esperienza, ci riferiamo a Nolè, Specie e Mingazzini, ma i rossoneri, la squadra di Nanu Galderisi, il tecnico Galderisi, punteranno molto anche sul talento indiscutibile del giovane esterno Giovanni Terrani. 21 anni, 22 il prossimo 12 ottobre, Giovanni Terrani da Vigevano, Pavia, è stato senza dubbio una delle notte più liete della trivolata stagione 2015-2016 della Lucchese. 32 presenze, quindi quasi sempre presente, infarcite da 8 reti, non poche per uno che predilige giocare esterno e talvolta partire da lontano, alcune anche di pregevole fattura tecnica. Nanu Galderisi ha voluto come imprimatu la conferma del giocatore di scuola Inter e sogna, anzi spera, di costituire con Sartore una coppia di frecce sulle fasce imprendibili e sguscianti. Lui, il Terrani di qui sopra, non vede l'ora di ricominciare, pensa alla seconda stagione alla Lucchese come a quella della definitiva consacrazione verso ribalte più importanti e prestigiose. E aspettiamo con ansia il 15 luglio, che probabilmente è il 15 luglio che si riprendono gli allenamenti e poi incominceremo con la marcia giusta. Dai, quest'anno sicuramente con mister Galderisi già dall'inizio possiamo fare dire la nostra in questo girone. Sarà un'altra musica questa impressione? La speriamo, io lo credo vivamente e ci credo proprio fino in fondo, ecco. Intanto, in attesa dei colpi di mercato in entrata, che arriveranno però solo da fine giugno, il direttore sportivo Bedio chiuderà nelle prossime ore anche per la conferma di Jacopo Fanucchi. Con la firma del 34enne fantasista, Galderisi avrà il nocciolo duro che chiedeva, ovvero la cosiddetta spina dorsale, costituita dai vari Di Masi, Specie, Nolè, Mingazzini e appunto Fanucchi. In realtà mancherebbe un centravanti, in organico c'è Demiro Pozzebon, che ha vissuto anche un buon finale di stagione, ma in tal senso il Nanu non sembra del tutto convinto. Ancora calcio con la terza giornata del torneo dei quartieri per non dimenticare, in pieno svolgimento al centro sportivo Marco Polo. Torre del Lago in rimonta, questo è l'ultimo risultato che vi possiamo segnalare, ha battuto la Croce Verde col punteggio di 6-3. L'atletica Andrea Lanfri non finisce di stupire, l'atleta lucchese ha chiuso infatti al settimo posto nella finale dei 200 metri categoria T43 ai campionati europei paralimpici di Grosseto. Lanfri ha stabilito anche il nuovo record italiano con il tempo di 25.05. Il Forte dei Marmi, siamo all'hockey, tricampione d'Italia, si proietta sulla prossima stagione. La società del presidente Piero Tosi ha presentato i nuovi acquisti e nel contempo ha rivolto un ideale saluto agli atleti in partenza, tra i quali il monumentale fuoriclasse spagnolo Pedro Gil, trasferitosi al Benfica campione d'Europa. Tra coloro che vestiranno la casacca rossoblu li vediamo in queste due foto. Il primo è il portiere della nazionale italiana Riccardo Gnata, proveniente dal Faisané Breganze, e sempre dal Breganze arriva anche il forte attaccante argentino Gastón Tonchi de Oro, 26 reti nella stagione da poco terminata, dunque colpi importanti per il Forte dei Marmi. Al Cefa Baskin Castelnuovo è andato il primo Memorial Paolo Querci che si è svolto a Porcari. Il Cefa Baskin di Castelnuovo Garfagnana ha vinto la prima edizione del Memorial Paolo Querci organizzato dalla società Galaxy di Porcari, la prima peraltro ad iniziare questa nuova attività sportiva nel novembre 2013. In una vincente finalissima la squadra giallonera garfagnina ha battuto 68-55 i padroni di casa del Galaxy dopo che in semifinale si era sbarazzata nettamente delle mura Spring Anfas, così come nell'altra semifinale, gara a cui si riferiscono le nostre immagini, i Galaxy avevano prevalso sugli Warriors Capannori. Da segnalare che la provincia di Lucca fa la parte del leone avendo ben 5 squadre col Panda Baskin Altopascio delle 6 presenti in Toscana. L'unica realtà extra Lucca è il Costone Baskin Siena. Il torneo era intitolato a Paolo Querci, grande appassionato di basket e padre di Simone, allenatrice dei Galaxy, per permettere alle squadre di giocare delle partite ufficiali affinché i giocatori potessero familiarizzare con le regole. Per questo motivo le partite sono state arbitrate da arbitri di Baskin della sezione di Cremona, culla della disciplina a livello nazionale. Il Baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari e innovative. Questo nuovo sport è stato pensato per consentire ai giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra. Infine, da evidenziare che le squadre di Baskin della Toscana hanno formato una sezione territoriale con l'obiettivo di promuovere l'attività e creare presupposti perché la disciplina cresca e si radichi nel territorio, con il fine ultimo di arrivare allo svolgimento di un campionato vero e proprio.
A Tallinn, in Estonia, i campionati europei di tiro a segno, campionati europei juniores, tra gli azzurri anche Alessio Torracchi del tiro a segno Lucca, che gareggerà nella pistola libera a 50 metri, categoria appunto juniores uomini. Alessio è la punta di diamante della nazionale allenata dalla medaglia d'oro olimpica Roberto di Donna. Torna al pugilato dopo 25 anni, sabato sera a partire dalle 21 in piazza Aldo Moro a Capannori. La manifestazione e la riunione organizzata dalla pugilistica lucchese in collaborazione con il comune di Capannori. A salire sul ring saranno i pugili lucchesi Lorenzo Frugoli, Davide Ferrari, Andrea Bosio, Zoer Bahara, Michele Lupetti, Pasquale Delli Paoli, Serena Bandelli e Davide Di Donato. A rinforzo anche i pugili della box Stiava, Elisa Tripoli e Faik Zaim. Prima dell'inizio della manifestazione agonistica ci saranno alcune esibizioni della scuola giovanile di pugilato. Qui vediamo i dirigenti della pugilistica lucchese con l'assessore Serena Frediani e in mezzo a loro appunto il promettente Lorenzo Frugoli, capannorese DOC. La vela, un weekend molto denso di appuntamenti, quello che sta per iniziare al Club Nautico Versilia, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, venerdì e sabato una nuova edizione della storica Vela d'Oro, regata e veleggiata, mentre sabato e domenica nelle acque antistanti Viareggio, la compagnia della Vela Forte dei Marmi, e appunto si disputerà la Coppa Italia 2016, trofeo Aldo Ferrari riservato alla classe Fin. E per chiudere una veloce controcopertina sulla Modena 100 ore Classic in Garfagnana e Media Valle, che appunto si è disputata nei giorni scorsi, l'immagine e la musica curate da Bramo Rossi. Di statura, nuvolari e al di sotto del normale, nuvolari a 50 kg d'ossa, nuvolari a un corpo eccezionale, nuvolari alle mani come artigli, nuvolari a un talismano contro i mali, il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Un omaggio, se vogliamo, anche al grandissimo e indimenticabile Tazio Nuvolari in questa controcopertina di Abramo Rossi. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva. Una breve pausa e poi torniamo per la terza ed ultima parte del TG Noi.